com. Beh, dovresti saperlo, fra. Glielo posto. Allora, grazie ai candidati che abbiamo potuto incontrare in questa serata. Due domande sull'onda dell'entusiasmo, come diceva uno dei candidati. Al di là del un documento congiunto che vi manderemo come raggruppamento delle attività economiche, dove da parte nostra verrà chiesto un blocco della grande distribuzione sul nostro territorio, che è scontato, due domande molto precise sull'attività economica. Allora, abbiamo visto che in alcuni luoghi periferici del nostro territorio un'impresa commerciale è anche un servizio, molte volte perché è sprovvisto di questo. E poi abbiamo anche tante attività che hanno chiuso. Allora, se in un'ottica di occupazione anche dell'impresa giovanile, vale a dire i giovani che vogliono aprire un'attività sul nostro territorio, oppure un'imprenditrice femminile su questo, chiediamo se è di vostra intenzione esentarli su quello che è la competenza, cioè no tax, di quelle che sono le tasse di competenza comunale, quindi pubblicità addizionali. Questo può essere un incentivo per i giovani ad aprire un'attività sul nostro territorio e a riqualificare anche delle zone che sono provviste di questi servizi. L'altra domanda molto precisa è sull'abusivismo e contraffazione. Noi riteniamo che l'abusivismo e la contraffazione sia l'equivalente della disoccupazione. Quindi se ci sono sul nostro territorio attività che fomentano questo mercato della contraffazione e dell'abusivismo, che ci sia una posizione ferma dell'amministrazione, perché queste situazioni creano solamente disoccupazione. Grazie. Fate voi, insomma, organizzate. Allora, sono a casa mia quando parliamo di commercio. Grande istituzione, guarda, io ho fatto diversi anni come responsabile tecnico della CDO. Io in qualche anno non so quanti supermercati, quanti di scarto ho aperto e costruito. Andavamo in giro e parlavamo con le amministrazioni, un rappresentante come questa azienda, e dicevamo che la grande istituzione era un bene per i cittadini. E dicevamo che ci sarebbero stati i prezzi più bassi e che i cittadini appunto ne avrebbero avuto un beneficio. Il risultato, e naturalmente io come ero dipendente, ma ci credevo all'epoca, ci credevo. Il risultato di oggi invece, infatti io sono del Movimento 5 Stelle, non perché sono nato come Movimento 5 Stelle, di fatto non avrei neanche potuto essere nato come Movimento 5 Stelle perché è una storia molto breve. Io sono del Movimento 5 Stelle perché sono molto pragmatico, come un buon imprenditore deve essere. E quindi cambio anche idea. 20 anni fa pensavo che questo fosse un bene per i cittadini e invece è un male, di fatto non abbiamo avuto un beneficio come cittadini dalla grande istituzione, non è successo quello che in teoria si ipotizzava 20 anni fa, e cioè i prezzi non si sono abbassati, di fatto hanno fatto cartello, no? Ci sono poche aziende che hanno in mano il mercato di determinati prodotti, fanno cartello, e quindi noi non è che adesso perché c'è la grande istituzione, ci sono i mega centri commerciali, abbiamo più soldi in tasca, affatto. Quindi assolutamente quanto possibile per fermare, però parlo come amministrazione comunale, le decisioni spesso vengono prese altrove dove ci sono guide politiche magari vicine a chi ha guidato il paese negli ultimi 20 anni,
e che approvano questo tipo di soluzione, però come amministrazione comunale, per esempio, per quello che è possibile, certamente non saremo dalla parte della grande istituzione, ma saremo dalla parte dei piccoli imprenditori, spesso locali, che vivono della propria attività commerciale, che sono non solo attività commerciali, ma sono anche servizi sociali, tra virgolette, del paese. Sono confidenti, sono amici, gli vai a chiedere una cosa che non ce l'hai, magari fai il sacrificio di andarla a prendere e poi te la porta il giorno dopo. Massimo aiuto per quello che può fare un'amministrazione comunale alle piccole attività commerciali. Prima ne ho parlato, apro e chiudo subito una parentesi, sta per nascere un nuovo polo commerciale grande. Poi, per quanto riguarda i giovani che si apprestano alle nuove attività commerciali, beh, ci sono esempi in alcune città importanti del territorio dove il comune ha avuto l'idea di mettere in rete gli spazi che sono sfitti, che sono andati purtroppo a svuotarsi, cioè sono parecchi, tantissimi, e questo è il segno di una situazione economica pesante che però non nasce per caso, e vorrei che una volta tanto quello che noi ci diciamo nei bar, nei ristoranti, quelle poche volte che ci andiamo, che ci diciamo in famiglia, che ci diciamo con gli amici, con i colleghi, ce lo ricordassimo. Le cose non nascono per caso, ci sono delle scelte che sono state fatte in passato, guardiamo chi ha governato l'Italia negli ultimi 20 anni. E questo è una cosa che ogni tanto mi piace ricordare. Tornando a quello che stavo dicendo, ci sono molti spazi vuoti, in alcune realtà anche italiane. Il comune ha fatto rete, ha messo in un sito tutti gli spazi vuoti e si è fatto promotore di lo chiamano un affitto politico, ricordando il voto politico degli anni 70. Si fanno promotori di una gestione, di una trattativa con i proprietari e il capo dell'amministrazione comunale, e propongono per i primi 2 anni un contratto d'affitto che sia più basso rispetto a quello di mercato. È una cosa che sta prendendo piede, perché avvicina chi vuole intraprendere a chi invece ha il negozio sfitto, chiaro, va gestita, ma è un'idea. Non possiamo affrontare questi problemi pensando al passato, dobbiamo trovare qualcosa che sia rivolto al futuro. Questa è un'idea, ma ripeto, il nostro modo di governare significa informare i cittadini che c'è un problema e ricevere tante idee. Noi in rete ci siamo per natura. E ci arriva un progetto dalla Toscana e noi lo rendiamo possibile grazie al fatto che siamo in rete, lo rendiamo noto e magari viene anche accettato dalla cittadinanza locale. Quindi sicuramente, comunque, tornando al messaggio iniziale, massima attenzione a questo tipo di aspetto. Torno invece alle contraffazioni. Credo di dover dire quello che diranno tutti gli altri tre, credo che nessuno di noi dirà che parlano di tutto perché il problema non venga fuori. Anche qui, inutile fare discorsi lunghi e che hanno scarso significato. Diremo tutti e tre le cose, tutti e tre i candidati diranno la stessa cosa, siamo contro la contraffazione, un messaggio che è come dire quando piove ci si bagna. Quindi, il cittadino su questa risposta deve valutare la credibilità di chi lo dice, non il messaggio, perché il messaggio è uguale. Rispondo anch'io. Chiedo che questa amministrazione non è stata interessata nel cemento, come dice Simone, di Cittadismo. Questa amministrazione non ha cimentato questa linea, è stata la passata. Hai capito? Cioè, certe cure si possono fare a viso aperto così, senza sapere niente. Basta che guardi gli oneri di organizzazione che avete incassato voi e gli oneri di organizzazione che hanno incassato questa amministrazione. Grazie. Siccome io ho visto che l'ha saltata, ti ho fatto io la richiesta che mi dico. No, beh, però chiaramente tutti gli interventi sono non solo rispettabili, ma ci danno anche modo di tornare. Guardate che i dati che io ho citato sono quelli scritti nelle carte.